Ecco, qual è la camera? Questa? Bene. Adesso pensate un po', cari amici telespettatori, che arriva addirittura dalla Sardegna, che noi amici, noi non lo sappiamo che la Sardegna, quest'isola bellissima, con sti paesaggi meravigliosi, è un'isola che fa anche parte dell'Italia, pensate un po', cari telespettatori. Allora io ci vado sempre, lo consiglio anche a voi di andare in Sardegna, vi aspetto anch'io se capitate a Porto Cervo. Comunque parliamo di lei, una donna sarda, una poetessa straordinaria, una grande artista che io ho il piacere e l'onore di presentarvi questa sera. È con noi, accogliamola con un grande applauso, Alba Borgia! Ciao Alba carissima, e allora è con noi una poetessa cagliaritana e contemporanea. E allora noi parliamo proprio di Cagliari, perché dovete sapere che grazie ad Alba Cagliari è diventata quest'anno capitale della cultura europea 2019, giusto? E tra l'altro grazie a lei e grazie a un grande progetto voluto dall'assessore, un progetto di co-working, speed date, copy and paste, drag and drop, scala, project, drum and bass, bed and breakfast, brainstorming and fast and furious! Grazie, senza il quale tra l'altro non si sarebbe mai potuto fare Rete! E allora, meno male che me lo so scritta, perché sta assessore ci teneva tantissimo a dire tutte queste parole inglesi che non me sarei ricordate mai. Alba, allora Alba, parliamo subito di te. Ma posso salutare l'assessore? Ma certo, saluta l'assessore Alba, speriamo ci stia guardando. Ciao Chicca! Ciao Chicca! Andiamo avanti con la nostra poetessa Alba, sta in camera, grazie. Andiamo avanti Alba, perché lei è qui per presentarci una sua raccolta di successo, ma è la raccolta che io vi ricordo ha determinato la vincita di Cagliari, Capitale della Cultura 2019, dal titolo Evacuazioni Mattutine. Benissimo. Che potete trovare in tutte le edicole e anche in tutti i negozi dei pancabestie, quindi con i rubinetti del detersivo. Anche nei negozi ecosolidale. Ecosolidale, e allora strizziamo l'occhio all'ecologia insieme ad Alba. Scusa, ma non toccarmi. Boh. Ma chi è? Il tuo fidanzatino, sempre insieme? Ma veramente? Ma veramente? Sì, Alba, veramente. Bellissimo, è di un romanticismo incredibile questa ragazza. E allora, Alba, che poesia ci reciti stasera Alba? Guarda che non sono sordomuta e poi mi stai facendo la doccia, boh! E sarà la volta che te lavi, che non si parla solo di bruciare gli incensi, che amici tua, no? L'ecologia con l'acqua c'entrerà qualcosa, una mano al rubinetto, una mano per sciacquarsi. E allora, quindi diciamo a tutti il titolo della tua poesia, Alba. Sceriffo. Bene, Alba ci recita Sceriffo. No, Sceriffo. Sceriffo, la vuoi dedicare a qualcuno, cara? Certo, la voglio dedicare al grande capo che, diciamo, nell'ultimo periodo abbiamo preso molta confidenza con il gruppo, con partecipato appunto sulla rete attiva, sempre a cavallo con i tempi e il co-working, che usiamo chiamare adesso direttore artistico, lui il grande capo, perché... Direttore artistico di? Direttore artistico del Teatro di Sardegna. Bene, direttore artistico. Cioè, no, aspetta, cosa ho detto? Del Teatro di Sardegna? Sì, cara. No, cioè, scusa, mi sono confusa. Cioè, Massimo, direttore del Teatro Massimo. Bene, allora dedichiamo questa poesia. No, aspetta, cioè, minchia, sto facendo un casino. Aspetta un attimo. Cioè, è direttore del Capodanno. Direttore del comune di Cagliari, perfetto, dedichiamo la poesia. Sì, tanto è lui, comanda tutto lui. Al direttore del comune di Cagliari, direttore artistico, lo ricordiamo. Allora, Alba Borgia in Sceriffo.
baffo. No, scusa. Cioè, scusa, Eric Satie non mi sembra il sottosfondo giusto. Ti sembra un sottosfondo tipo, cioè, più ambient. Me lo togli, cioè, una cosa più trascendentale, una cosa che smuove un po' le budella, dai. Le budella. Vai, Alba. Spazio agli artisti. Dove? Bimbi che correvano un tempo, tu! Vento di marcia! Sono vittima? Sono segrete di idiosincrasia? Sono sottile brezza e passata fra le tue parole? Sciocco! Scegli scetti con la tua scintilla sciovinista. Scenata, quasi una sceneggiata. Scenata.